Amministrazione in fuga, prime vittime e barricate erette dai filorussi per bloccare gli accessi alla città e contrapporsi alle forze governative. Le informazioni in arrivo da Slavyansk, nell'est dell'Ucraina, rispecchiano i convulsi sviluppi dell'operazione Interforze, mirata a riprendere il controllo delle sedi del potere occupate ieri dai separatisti. Il ministro dell'interno ucraino Avakov, che in mattinata aveva annunciato il blitz e invitato la popolazione a restare barricata in casa, riferisce di morti e feriti in entrambi gli schieramenti. Circostanziando le denunce formulate nelle scorse ore dallo stesso Avakov, uno dei candidati alla presidenza ucraina sostiene intanto di detenere ormai le prove che a intervenire nella città di Slavyansk siano state le forze speciali russe.